Debutto stagionale in casa per l'Ancona di Marco Donadel, che arriva dal prezioso pareggio 1-1 a Chiavari contro la Virtus Entella, di fronte il Gubbio di mister Braglia, che arriva da un altro pareggio in casa contro il Pineto. Partono subito forte i padroni di casa con Gatto, che prova la conclusione dal limite, parata distinto di Vettorel in calcio d'angolo sulla conclusione del capitano dei padroni di casa. Subito la risposta dell'estremo difensore del Gubbio. Ancona ancora in avanti con Martina, che se la sposta sul sinistro. Ottimo l'intervento in scivolata da parte di Capitan Signorini a smorzare il tentativo mancino dell'esterno dell'Ancona. Ancona che si perde con questa palla persa da parte di Cella. Udone approfitta, pallone che arriva a spina, finta, cross col mancino e non ci arriva l'attaccante con la maglia numero 11, che doveva spingere in rete il gol dell'eventuale 1-0. Riparte dall'altra parte l'Ancona al 31esimo con Cioffi, apre il destro, non trova però lo specchio della porta il fantasista con la maglia numero 11, in una gara che vede ancora protagonisti i padroni di casa. Al volo Barnabacci prova col sinistro, parata semplice da parte di Vettorel in un primo tempo che si conclude sullo 0-0, mentre la ripresa sarà assolutamente più scoppiettante. Subito si parte al minuto numero 48 con la palla scodellata in avanti, il trio d'attacco di Donadel, Cioffi per Spagnoli, il tocco per Paolucci che davanti a Vettorel lo fulmina col destro, trova la prima rete in campionato, tutta di prima la manovra dei padroni di casa e vantaggio da parte dei biancorossi grazie al numero 21 che sfrutta l'assist di prima intenzione da parte di un ottimo Spagnoli e poi a tu per tu con Vettorel, destro fulminante da parte del numero 21, risposta immediata da parte del Gubbio. Frey parte palla al piede, si sposta il pallone sul fondo, cross in mezzo e intervento assolutamente rivedibile da parte di Perucchini, che fa gioire subito la panchina di Braglia. La rete di Frey con un cross che diventa una papera da parte di Perucchini, che si trascina il pallone prima sotto le gambe e poi invece in rete. Da qui la partita cambia letteralmente volto, ci prova Boulevardi dai 30 metri con il destro e poi proprio Boulevardi, pennella al centro, colpo di testa chirurgico da parte di Galeandro che fa scoppiare di gioia i 215 tifosi presenti al Del Conero di Ancona. Prima rete in campionato da parte dell'attaccante del Gubbio, torsione perfetta, non ci può arrivare Perucchini, l'unica occasione della ripresa per l'Ancona e in questa punizione prima calciata da Cioffi e poi da Barnabà alta sopra la traversa, addirittura il Gubbio ha l'occasione di arrotondare il risultato con il tiro da parte di Rosaia che finisce da ottima posizione fuori dallo specchio della porta. È ancora tripudio per il Gubbio, sesta vittoria consecutiva in casa dell'Ancona, maledizione che dunque si allunga di un altro anno per la formazione di Donadel, che ancora ferma a un punto mentre gioisce il Gubbio davanti ai propri tifosi. 4 punti in 2 partite per mister Piero Braglia.